L'incontro di oggi tra la dirigenza del Teramo e la Procura federale sarà un ulteriore step di un passaggio di quote che a tutt'oggi è ancora sub iudice. La questione, di per sé di carattere potrebbe dirsi puramente formale, è in realtà uno snodo fondamentale, perché la FIGC vorrà capire le motivazioni che hanno portato ad una documentazione che mancava del certificato penale del direttore generale Luigi Coni della lettera bancaria redatta non secondo i principi richiesti dalla federazione. Nei giorni scorsi il presidente Massimo Chierchi ai giornalisti ha spiegato come si è arrivati a questo stallo che il Teramo spera oggi di risolvere, anche per accelerare i vari iter, considerando inoltre che c'è un mercato che incombe e una stagione da portare a conclusione. Il diavolo spera nella semplice ammenda, l'ipotesi penalizzazione c'è, ma prevale l'ottimismo nella dirigenza. Al termine dell'istruttoria infatti si è deciso di non provvedere all'invio delle memorie, ma di recarsi direttamente in procura, con la speranza che la vicenda possa andare verso una schiarita. Ma come detto c'è anche un mercato che ha portato tre volti nuove a guidi e due partenze. Il più recente in ordine cronologico è un ritorno, quello di Lorenzo De Grazia, che a Teramo nella sua prima esperienza aveva messo insieme 74 gettoni di presenza, 6 reti e 5 assist. La stagione 2018-2019, l'ultima dell'era Campitelli chiusa con la salvezza con Maurizio in panchina, è stata certamente la migliore degli ultimi anni per il centrocampista marchigiano, che da lì in avanti ha avuto un minutaggio via via meno sostanzioso. L'anno successivo 18 apparizioni e 4 gol con la maglia del Modena, prima di Ravenna e Piacenza. De Grazia può fornire dinamismo ad una mediana che vedrà ancora Arrigoni come perno centrale e poi molti interpreti: Cucurullo, il neoacquisto Forgione, Rossetti, Mungo, Fiorani e Viero, da poter ruotare a seconda delle necessità. Percorso opposto fa l'esterno Francesco Rillo, anche considerando che lo scambio che ha portato Chiere Matenga alla Fermana ha permesso al Teramo di poter consegnare a Mordini la corsia mancina. Il 25enne esterno ha dimostrato con i gialloblu di potersi adattare sia ad una difesa a 4 come quella della Fermana di inizio stagione, che nei 4 di centrocampo dopo il cambio in corsa nel sistema di gioco. A sinistra potrebbero però non essere finiti i lavori, perché Mignanelli sarebbe un'idea qualora andasse via anche Ndreka. Discorsi con il Piacenza, che ha appena acquistato Cosenza dietro per Kodromaz, ma in generale c'è la volontà di innestare un surplus di esperienza per una seconda parte di campionato che si preannuncia complicata. Il diavolo parte con 3 trasferte consecutive e nella serata del 2 febbraio, quando i 3 appuntamenti lontano dal Bonolis con la Vispesaro, l'Imolese e il Siena si saranno conclusi, così come il mercato, si avrà una percezione più esatta di quello che potrà fare una squadra che prova a cambiare pelle a gennaio. Un rischio, ma anche l'unica strada percorribile, anche se gli errori in questo frangente possono davvero costare caro.